Questa matita temperata, queste matite che ho preparato qua volutamente col mozzicone piccolo piccolo, le diverse marche di matita, una con la gommino dietro, mozzicata dai nervi e la gomma da cancellare. Ecco, questi qui sono gli strumenti fondamentali dello sceneggiatore, del mestiere di sceneggiatore cinematografico. Perché col computer, le macchine da scrivere meccaniche, poi le macchine da scrivere elettriche, tutto quello che volete, di fatto rimane lo sceneggiatore, rimane legato a questo strumento primordiale che è la matita e la gomma, cioè perché fai frego sulla pagina che non funziona più, metti la freccia di riferimento in un dialogo per ritrovare una battuta iniziale che ti andava meglio, quindi rimane poi fondamentalmente uno strumento necessario. Questa puntata, perciò stiamo facendo questo discorso, questa puntata è proprio sugli sceneggiatori cinematografici italiani. Su un personaggio che non comparirà, ma di cui si parlerà, che non comparirà perché è morto da diversi anni, purtroppo, che è Sergio Amidei. Un personaggio nel cui nome, direi, per non essere enfatici, a cui dedichiamo queste puntate sulla sceneggiatura e che ha come caratteristica quella di essere stato uno dei padri del cinema italiano del dopoguerra, da Roma Città Aperta fino a tutto il filone della commedia drammatica che è stata popolare, che è stata proprio uno degli assi portanti del cinema italiano che ha trionfato nel mondo. Allora, abbiamo qui Piero De Bernardi, Furio Scarpelli e Age. Age è un personaggio storico dell'Associazione Nazionale degli Autori, grande combattente, abbiamo fatto insieme 30 anni, 40, forse 50 anni di lotte, questo lui in particolare. Però volevo dire una cosa, Age Scarpelli, subito dopo Sergio Amidei, sono tra i padri fondamentali della commedia italiana. In questo senso mi interessava capire forse come avete cominciato. Eravamo redattori ambedue del Marco Aurelio e Ah sì? quindi sì, lui disegnava molto bene, ottime vignette e io scrivevo dei pezzi o delle rubriche, insieme a Mezze Marchesi, a Steno, quindi era proprio lo stesso Fellini, cioè un gruppo che si incontrava 2 volte alla settimana e da lì nascevano anche i contatti che andavano al di fuori del giornale, come prima di tutto la radio o il teatro. Oppure il teatro dell'avanspettacolo con comici e attori come Billy Arriva. Dell'avanspettacolo, se Sì, per sì, l'Italia. sì, sì. Marcari scriveva Anche per Marco, Marcari scriveva, l'avanspettacolo, Marco eh? Aurelio Sì, e e teatro. Con Fellini, con sì. Fellini. Anche l'avanspettacolo. Anche Sì, l'avanspettacolo. sì, sì. Quello ha avuto un'importanza Pensa un po', pensa un po'. notevole sulla formazione dell'autore che doveva praticamente rispondere ad una richiesta quasi settimanale, se no, o al massimo mensile, ed era anche un po' quello una forma di giornalismo, ma che si risolveva non con l'andata in macchina della copia del giornale, ma con un'apparizione sulla scena. Ma all'epoca non solo non era disdicevole, ma era del tutto naturale, perché vivevamo proprio in simbiosi con quello che era la società, noi facevamo parte della società. Questo è il tema. Io ho rievocato con Luciano Emmer un film determinante, che è Una Domenica d'Agosto. Una Domenica d'Agosto scritto, diretto da Luciano Emmer come regia, ma che è stato scritto, addirittura prodotto, se non sbaglio, era la colonna film, o se non sbaglio, da Sergio Amidei. Allora, senti, ascolta, tu sai che Sergio Amidei è stato un maestro del neorealismo, io voglio definirlo drammatico. Sì, Ecco, giusto. perché Roma Città Aperta è sceneggiatura di Sergio E Amidei. paesà, grandissima E parte. Paisà. E poi anche gli altri, inutile citarli. Ad un certo punto, Sergio Amidei, anche se aveva un carattere bizzarro, ecco, noi non possiamo dire che in seguito ad una bizzarria che dal neorealismo drammatico lui ha tratto la filiazione di quella che poi sarebbe stata chiamata la commedia all'italiana. Era un percorso di maturazione assolutamente logico. Prima viene l'osservazione del dramma della vita, perché la vita è sempre drammatica, poi interviene letterariamente, ma non soltanto letterariamente, la soprammissione del modo di raccontare tramite anche l'ironia. Questo è proprio, questa è una
è una regola creativa. Amidei, per ritornare al punto, si distaccò dal neorealismo drammatico, però per portarsi dietro tutto il bagaglio enorme culturale del neorealismo drammatico, per trasformarlo in una, per alleggerirlo, per renderlo, per portarlo incontro in modo più comprensibile, sì, alle platee più numerose. Ecco, allora tu hai citato Domenica d'Agosto. Domenica d'Agosto è veramente, se uno dovesse dire, e citiamo come al gioco dell'oca dei simboli, certo, ecco, sì, padellata, Domenica d'Agosto, certo, fine del cinema comico, che serviva soltanto a far ridere con Tino Scotti addirittura, e con, che poi è diventato un grande attore al Piccolo Teatro, tra l'altro. E, scusa, Furio, quando tu parli della padellata, ecco, lo dico per il nostro pubblico che possa seguire, e si riferisce alla famosa padellata di Aldo Fabrizi nel film Roma città aperta, che è un film drammatico, ma aveva aveva delle cose anche molto comiche, come era questa padellata a un vecchietto. Ma il discorso che tu stai facendo è quello che tu ti riferisci a una sorta di riconoscimento. Giusta celebrazione e riconoscimento di quello che aveva patito il paese con il fascismo. Sergio Amidei con Domenica d'Agosto ha voluto fare proprio questo, un'apertura di gioia. E infatti in quel film lì, una volta non mi ricordo quale critico fece, mi pare a Gorizia, fece delle obiezioni, cioè, ma non è un grande, è un ventaglio di tutte le classi sociali che in quel momento erano presenti a Roma, non c'è l'industriale, non c'è il borsaro nero, no, non ci doveva essere, era una medaglia, era una gratificazione ironica e affettuosa e amorosa alla piccola gente che andava al mare dopo un periodo nero, col cocomero sotto al braccio, certo, con la chitarra e con, ecco, questa popolarizzazione era il discorso forte. Senti, il passaggio della commedia all'italiana dal tono popolaresco, popolare, insomma, dal taglio popolare di cui parlavi te, Age, e invece al carattere più borghese degli anni dopo della commedia italiana. Beh, però non era programmato tutto questo. È un altro capitolo rispetto a quello di cui si parlava prima, che era quello della proletarizzazione. Certo, ecco, certo, certo. E poi ha cominciato a imborghesirsi, ma il paese. E quindi la commedia all'italiana non si occupava più soltanto di pane e lavoro. Io ricordo che c'è stato un periodo che abbiamo avuto, io ho questa sensazione adesso, una specie di smarrimento. Abbiamo sentito un certo vuoto che ci veniva proprio dall'aver finito l'ispirazione di natura popolare, nella quale ci immergevamo totalmente, anche raccontando cose che riguardavano 50 anni prima, come la Grande Guerra. Sentivamo, io almeno penso che era così, sentivamo fortemente che bisognava fare un passo in là. E qualcuno l'abbiamo anche fatto, però non è stato completo. Che ne so, Il Tigre con Gassman, ecco, In nome del popolo italiano. Lì addirittura avevamo, a un certo punto ci era sembrato di acchiappare anche, certo, lì che cosa si doveva fare. Cioè si doveva passare alla, e questo è il punto, scusa, lo dico con qualche parola in più, no, spero in meno. Dovevamo passare non all'ironia affettuosa che si doveva usare verso il ceto, diciamo così, popolare o proletario, ma si doveva passare a raccontare in forma ironica e di commedia un ceto che bisognava cominciare a criticare, anzi a condannare. Ecco perché ho citato questi due titoli. I problemi non sono più pane e lavoro, ecco, o amore. I problemi sono di natura psicologica, a volte psicopatologica. Ecco, lì ci si è fermati, anche grazie ad un certo cinema, del quale, con tutto l'amore, l'affetto e la grande stima, di cui forse facevi parte anche te. Ah, certamente. Siamo penetrati all'interno, non ci siamo penetrati. Antonioni si è trovato ad assolvere il compito di descrivere una classe sociale che, siccome sfuggiva e forse non c'era, se l'è anche inventata.
E non diciamo, perché quella borghesia lì... E non diciamo la borghesia, lasciamola fare Antonio Negri. Infatti, sì, però, sì, però era roba tua. Non era tangibile. Cioè, l'avventura, c'era questa polemica. L'avventura certo, interna... scusate, ma era una metafora, no? Perché, scusate, la dolce vita, non ho capito, che c'era qualche cosa di vero nella dolce vita, gli ambienti pazzeschi, i locali notturni, era tutto... Una metafora anche la dolce vita. Poi Rizzoli vide e disse a me questo scherzo, a Fellini, a me questo scherzo non me lo dovevi fare. Quando lo vide. Fu così? Sì, sì. Sì, sì, è vero. A me questo scherzo non me lo dovevi fare. Il cappello. E poi c'era, ma poi c'era la cosa di Rizzoli sul Tolstoi, quel Tolstoi là, e poi il Dostoevsky, no? Non avevo mai capito bene la differenza tra i due. E poi c'era la spada di Damocle, che era diventata la spada di Temistocle, no? Quello era amato, che poi è rimasta per noi sempre la spada di Temistocle, mi ricordo. E poi c'era la pietra miliare del cinema italiano, una pietra miliare che era per Manenti, mi sembra, o per Amato, non mi ricordo. No, era lui. Era mentre lui. La spada di Temistocle, sì. Le pietre emiliane erano di Amato. Sì, no, hai ragione, questo era Amato. Erano stupende. Oh, scusate, poi non scordiamoci, però, Agge, e tu l'hai portato sempre in primo piano questi discorsi, c'era anche la censura. Nella libera Italia di quegli anni, ecco, c'era una censura infernale, orrenda, tutti ricordi. C'era una storia, tra l'altro, mi ricordo, aspetta, c'era una canzone famosa, non mi ricordo se era nel Totò e Carolina o nei compagni. Soprattutto con l'episodio... dell'inno, del coro che cantavano degli operai di sinistra, e che la censura impose di modificare. Era bandiera rossa, no? Sì, era bandiera rossa. Bandiera rossa che diventava di là, di culò. Qua di là dal Piave ci stava un'osteria, la c'è da bere e da mangiare. Era da trasformare il coro, perché era quello che non si poteva sentire. Perché stava, siccome facevano un inno di sinistra, allora modificato e cambiato addirittura con un inno, sì, una delle imposizioni fu quella, con un coro di... questo è uno degli episodi più clamorosi. Già, ce le dimentichiamo queste cose. Sentite, adesso un attimo invece, parliamo un attimo del metodo. Come lavoravate? Che tipo di sistema? Prima era l'ispirazione, come sempre, sì. Deve essere così. Di che cosa? Che tipo di narrazione su che cosa si può fare? Allora... che cosa accade nel paese, che cosa è già stato detto, magari è stato detto male. Il secondo passo era trovare la sostanza drammatica, prima di tutto, che includesse anche dei momenti cruenti. Non si scartavano, noi ogni volta dimenticavamo quello che dovevamo fare. Quindi prima l'ispirazione, poi la sostanza drammatica. Sì. Che dovessimo fare delle commedie, veniva dopo, tra noi non ridevamo, certo. Semmai ci incazzavamo. No, infatti. Ecco. Dopodiché, trovata la sostanza drammatica, il periodo, l'ambiente, i personaggi, un pochino anche quello che poteva essere il tono, il timbro, a volte addirittura l'immagine, poi si cominciava a strutturare l'architettura della narrazione e lì già cominciava ad apparire il metodo, della commedia, perché i fatti, se costituiscono dei piccoli paradossi, le svolte dei fatti, erano naturalmente privilegiate. E poi la quarta fase, che è la caratterizzazione attraverso il dialogo dei personaggi. Ecco. Poi dividemmo sui blocchi. E poi ci si dividevano i blocchi. Arrivava il momento di dividemmo sui blocchi. Ah, com'era? Beh, veniva il momento che si passava alla scrittura. Sì. Allora il modo di dire era dividemmo sui blocchi. Cioè, della cosiddetta scaletta, si prendevano le varie le porzioni, allora dal numero 1 al numero 3 della scaletta lo fai tu, dal numero 3, dal numero 4 al numero 6 lo faccio io, ecco, e poi ognuno prendeva la sua porzione e la sviluppava. Alla divisione dei blocchi, sì. Germi, su un contratto che era produttore, scrisse questo, lire 700.000 alla divisione dei blocchi. come scadenza, come rata, scadenza legale. Scadenza di una rata. Però a Amidei io darei anche questo credito. Chi l'ha fatto prima? Non solo che l'ha fatto prima, ma è l'invenzione delle storie incrociate. Ah, beh, questo è un altro grande merito. Grande merito, certo. Perché lui con Domenica D'Agosto, dopo ha proseguito questa contemporaneità, e questo abbracciare proprio
più personaggi. Certo. A proposito, ecco, nello stesso. Ed è un grande merito. Altman o Altman, non so come Altman, certo, si dice. È quel cinema. Altman. Mi pare che lo dichiarasse, lo lessi tanti forse, anni fa. Forse l'ha dichiarato. Nashville, ecco, lui disse che aveva visto Domenica d'Agosto. Come avete visto, da questa conversazione è rimasto escluso uno dei padri del cinema italiano, che insieme a Rossellini e a Visconti, parlo di Cesare Zavattini, hanno dato vita a tutto il cinema italiano del dopoguerra. Il motivo per cui Zavattini, e l'ho voluto esplicitamente tener fuori, è perché la sua personalità di scrittore, di narratore, di saggista, di pittore e di grande protagonista delle battaglie culturali nazionali, italiane e non soltanto nazionali, ecco, fa sì che ho ritenuto di dedicargli un'intera puntata, un intero spazio per lui. Invece qui c'è, vi faccio vedere adesso, c'è una finestra, come si chiamano, cioè un incontro con un personaggio che figura poco nelle storie, non abbastanza, non sufficientemente nelle storie del cinema italiano, nelle storie ufficiali, nelle storie accademiche, ma è invece uno dei protagonisti assoluti della vita del cinema italiano. Mi riferisco a Giorgio Allorio. E non è un caso, ecco, partite pure, partiamo, non è un caso che abbiamo girato questa scena a Fregene. Dunque, io sono qui con Giorgio Allorio, è un uomo che ha, oltre alle tante sceneggiature straordinarie con Pontecorvo, con Solinas che ha fatto nella sua vita, ma è proprio un promotore di progetti, di idee, di elaborazioni. Tra l'altro è stato anche tra gli inventori dei Candid Camera. Quello ti fa piacere. Ecco, tu come hai cominciato? Sono torinese e a Torino c'era questo produttore. Torinese Rover. Era Rover. Oh, certo. Rover era uno dei produttori della Lux, altri certo. Torinesi, Gualino. No? Altri torinesi. Certo. E avevo una produzione costante, per cui a un certo punto io, volendo lavorare, mi hanno chiamato per fare l'assistente. C'erano molti film, si facevano molti film, ero bravino, e ne ho fatti 26 circa. Di aiuto regie? Poi hai fatto sì, montaggio? Sì, fra aiuto regie, montaggio, seguivo anche il montaggio dei film, poi Ser Andrei, che avrebbe una grande simpatia per me, così, cioè sì. Un uomo durissimo. Sì. A me piaceva moltissimo il montaggio di allora, le Moviole. Certo, mi fece fare un po'. Io avevo scritto dei racconti sperimentali a Torino prima, nei giornaletti diretti da Pavese, insomma, belle fortune, insomma, immediato dopo quello. Poi vado via, vado in Russia, vado a fare in Unione Sovietica, a fare i documentari, mi sposo. Già, con Luda. A Mosca, sì. E al ritorno Sonego dice: senti, ma tu non c'hai, solo che era un amico, dice, ma tu non hai soldi, non hai casa, perché non fai lo sceneggiatore? Io dici, ma... E lui andò da De Laurentiis e disse: secondo me quello lì può fare lo sceneggiatore, uno che ha letto e uno che ha scritto. Dino De Laurentiis mi propose un contratto di 3 anni. Non mi chiese assolutamente che idea avessi, qualcosa, sì. Mi mise a lavorare, altro grandissimo privilegio, nella bottega, che Dino De Laurentiis. Ecco, raccontaci un po' di questo, che è una cosa che ci interessa particolarmente. La bottega. È uno dei grandi privilegi, secondo me, della nostra generazione, che fa parte di tutto un sistema di comunicazioni, certo. Che comprende le trattorie dove si mangiava gratis, le sezioni del partito, tutto. E la bottega... Il caffè. La mattina di Laurentiis è quello, cioè mi hanno messo subito a lavorare con Age, Scarpelli, Sonego, Vincenzoni. Certo. È una meraviglia. Non va dimenticato che Dino De Laurentiis, che per me in quel periodo là è stato un grandissimo produttore, sì. Metteva in cantiere, pagandoli, investendo, in almeno una dozzina di film l'anno, di cui poi se ne facevano 3, 4. Certo.
Ma le sceneggiature venivano fatte. Io mi ricordo che Dino De Laurentiis aveva sotto contratto per un film all'anno i tre principali attori del momento, no? Sordi Gassman, ecco. e Manfredi. Voleva strappargli, sfruttarli un po' meglio, disse facciamo un film episodico con tutti e tre, cercando di convincerli, più sua moglie, la Mangano, che voleva tanto fare l'attrice comica e lui detestava che facesse l'attrice comica. A lei voleva fare l'attrice comica? Straordinario talento comico, lui la vedeva come Circe, come la Dea. Lei aveva un talento comico? Ma tu noi andavamo la settimana, noi andavamo la domenica a casa di Dino, sulla via, dove lei e Sordi, che erano molto amici, si erano inventati un film a puntate che facevano come spettacolo, che si chiamava I Volgari. Ma questo è interessantissimo. I Volgari. Loro facevano due volgari, una coppia di volgari. Stupendo. Prima camerieri, poi traffichini, poi arricchiti, che attraversavano la società di allora. Ogni settimana facevano uno sketch nuovo di questa telenovela irresistibile. Sì. E lui soffriva. Quindi lei aveva anche un occhio verso la realtà, perché lei, io invece l'ho conosciuta appena, l'ho conosciuta pochissimo, ma mi sembrava sempre un pochino signora, un po', invece no. Era insofferente, anche forse, di tante cose. Poi erano molti di questi film, erano successi che... Certo, stavo dicendo. Sai, lì ho capito che non è tanto questione... Non so se ho capito che devo fare lo sceneggiatore o meno, ho capito che mi piaceva enormemente stare con queste persone, con Furio e Age, che hanno... Tutti certo. Leggermente più e vecchi di me. Grandi amicizie. Sì, diventa amicizia, il divertimento, il sabato con le partite a pallone, mangiare, insomma, lo scambiarsi cultura, va. Bellissimo. Hai letto quel libro, io ho letto quell'altro, hai visto quella cosa, andiamo a vedere quella cosa. Sì. Un po' di... Si progettavano... Io mi ricordo che portavo Antonioni nei varietà al cinema Teatro Aurora a vedere Marcello Ruffini, quei varietà con delle cose divertentissime. Poi Otello. Otello, la Concordia è il posto dove avevamo tutti continua a essere un posto dove da 50 anni vive una gran parte del cinema italiano. Fa eccezione un personaggio che è Franco Solinas, un personaggio straordinario che ha un carattere un po' diverso da tutti gli altri, perché era anche molto lui proprio, no? Uno scrittore, autore proprio in senso vero, in senso proprio, io direi proprio autorale, proprio lui era proprio... Cominciò con un romanzo, che era Squarciò. Venne anche il film, però. Venne il film, però era cominciato il romanzo, e poi però lui era, a parte questo, era proprio un grande inventore di storie in senso anche proprio... Voi avete lavorato tanto insieme, sì. Anche io ho fatto un film con lui. Sì. Ma ecco, tra l'altro, noi siamo venuti qui anche perché c'era a Fregene, in questo villaggio dei pescatori, c'era questa casa, che è la casa... era la casa sua. Lui purtroppo è morto in modo terribilmente prematuro, è stata una sconfitta vera e propria per tutto il cinema italiano. Prova a stringere su quella terrazza, ecco, quello era un grande finestrone allora, parlo di 15 anni fa, un grande finestrone con davanti un enorme tavolo dove, ecco, puoi tornare... 25 anni fa. 25 anni fa, vero? 25 anni fa. Già, hai ragione, tu 15 anni fa, pensa un po'. E questa è una bella cosa, è un bel lapsus. Mi sto rendendo conto che è rimasta fuori dalla conversazione e dagli incontri una tematica che ci ha travagliato, ci ha attraversato, anche drammaticamente in qualche momento, negli anni 50, e cioè quella tra coloro, la discussione tra coloro che consideravano la regia il punto determinante, decisivo per la qualità di un film, e dall'altro lato invece quelli che consideravano soprattutto la sceneggiatura, la scrittura, la costruzione drammatica, l'idea, il punto decisivo.
Si capì alla fine che il dibattito non aveva senso, perché sono due punti assolutamente indissolubili l'uno con l'altro. Volete la prova? Eccola. Cioè, da una cattiva sceneggiatura tu non potrai mai fare un bellissimo film. Da una splendida sceneggiatura, la più bella del mondo, se la regia è mediocre, se le immagini sono mediocri, se la recitazione non è giusta, verrà fuori un cattivo film, anche se la sceneggiatura è bella. Perché ho voluto fare questa rievocazione? Perché fa parte un po' dei temi generali di quegli anni, dei temi generali di questa rievocazione che noi stiamo cercando di fare. Ma io sono venuto qua perché, in questo punto della casa, perché volevo tirar fuori e far vedere questo oggetto. Questo oggetto è un oggetto che serve all'individuazione della rotta cosiddetta vera, cioè quella che tu prendi sulla carta nautica, e la rotta bussola, che invece è quella che corrisponde alle caratteristiche specifiche del tuo personale apparecchio di orientamento. Allora, qual è forse la relazione tra questo oggetto così poi bello, solido, artigianale e tuttavia pesantissimo, e il discorso che siamo andati facendo in questa puntata? Ma forse che veramente le componenti, la rotta vera, la rotta bussola, le varie discipline convergenti nell'elaborazione e nella fabbricazione di un film devono avere come caratteristica la capacità di concorrere alla realizzazione di un'opera compatta, organica.